Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Ragazzi, oggi ci tocca un aggiornamento con l'ente. Bene, ragazzi, allora, pompe ferme. Ci facciamo un piccolo aggiornamento della vaschetta. Sta iniziando a uscire alga corallina, stiamo iniziando a vedere cose carine in vasca. Scusate il movimento della pompa di ritorno, ma quella non la fermo. Vi volevo far vedere intanto una cosa riguardo l'aggiornamento sul trattamento col fluconazol. Come vedete, ragazzi, è praticamente passata neanche una settimana, se non sbaglio, da quando abbiamo iniziato ad utilizzare il prodotto, e vediamo se ve lo riesco a mettere a fuoco. Non il corallo, l'alga, eccola lì. E se ricordate, qui ce n'era un botto, l'alga praticamente è quasi sbiancata del tutto, come anche qui. Casomai dopo vi metto delle foto in comparativa o dei video in comparativa. Come vedete, abbiamo quasi eliminato del tutto la Bryopsis qui in questa zona delle pompe, che ce n'era un botto, adesso ce n'è molto molto poca, anche zona appunto dove abbiamo l'altra pompa. Ovviamente il trattamento, come sapete, dura 2 settimane, quindi vedremo poi con un aggiornamento specifico fra 2 settimane come va la cosa. Intanto, ragazzi, corallini crescendo molto molto bene, molto molto contento, perché stiamo avendo un buon risultato anche per quanto riguarda la crescita. La Bali, ragazzi, l'abbiamo recuperata quasi del tutto. Sotto ha messo addirittura delle punte di crescita. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Eccole lì. Vedete, sono delle punte di crescita che prima ovviamente non c'erano, che adesso stanno prendendo un colore verde. Quella zona lì mi resta sempre un po' più difficile da recuperare della Bali, però come vedete il resto del colore l'ha recuperato in maniera ottimale. Siamo a 6 mesi dall'avvio della vasca, forse no, forse qualcosa in meno, 5 mesi. E il resto dei coralli, ragazzi, in maniera ottima, stanno bene, non mi posso lamentare. Volevo far vedere dall'alto la raspberry, questa è con lenti, ragazzi, siamo con lenti gialle. Guardate com'è bella, che bella colorazione sta prendendo. Non era così colorata quando l'abbiamo aggiunta in vasca. Dopo, se trovo una foto di come era all'inizio, ve la metto, però sta prendendo un'ottima colorazione. Le montipore, anche la Red Planet, che ha un colore rosso, non riesco a far vedere bene diciamo il colore in queste immagini, però ragazzi, c'è un colore rosso. Ovviamente non intensissimo, è più rosato che rosso, ma credo sia dovuto anche all'intensità della luce che riceve, perché è molto alta rispetto appunto a dove arriva la luce. Forse sarebbe stato più ottimale metterla in questa zona qui, ma comunque sta crescendo. Come vedete, si è ancorata, vediamo se ve lo riesco a far vedere, alla roccia. Si è ancorata alla roccia, come anche per esempio quest'altra agropora che inserimmo tempo fa. Sta crescendo molto molto bene. Le varie millepore, ragazzi, stanno in maniera ottima, stanno crescendo, ottime colorazioni. Lì sotto anche abbiamo la vediamo se mi ricordo, la Pac-Man, ecco la Pac-Man è lì. Qui un'efflorescence che sta mantenendo un colore ottimo, sta crescendo, ha messo base con queste punte blu davvero davvero molto belle. La valida lì sotto anche che continua a crescere. Qui abbiamo la, come si chiama, la spera bella verde colorata che cresce. Questa non è una Nobilis, questa è una Loisette, ok? Questa è la Loisette, bella, cresce, spolipata. Qui abbiamo una spatulata Rainbow. Purtroppo, ragazzi, il telefono non riesce a far vedere le colorazioni blu che ha il corallo, forse qualcosa si vede, ma davvero davvero molto bello. Qui c'è una sarmentosa spolipatissima. Non so se riuscite a vedere i polipi laterali, però
stupenda. Come vedete, in alcune zone sta iniziando a uscire alga corallina, quindi ottimo perché la rocciata si sta colonizzando con alga corallina. Qui l'altra spatulata che abbiamo inserito, anche lei è verde, bella spolipata. Vabbè, la cerealis, ragazzi, non me lo dico proprio, colorazione e sta spolipando da tutte parti. Questa è una frog skin molto molto bella. Qua la Willise, che anche lei bella spolipata, sta andando avanti. Qui la false Pac-Man, parliamo bene, diciamo bene come si chiama, false Pac-Man, bella 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 bella, perché guardate che bella fluorescenza gialla che ha. Gli altri corallini ovviamente stanno crescendo. Qui abbiamo un'altra Loisette che, come vedete, sta mettendo punte di crescita da tutte le parti, quindi cresce in maniera ottimale, quindi molto molto bene. E per il resto gli LPS, ragazzi, bene, tutti in maniera ottimale. Gli LPS non hanno davvero nessun problema, come vedete stanno belli spolipati. Zona Zoanthus, bellissima la roccetta piena di Zoanthus. Vediamo un attimo senza lente così. Bellissimo, no? Senza lente. Però mettiamoci la lente così vediamo nello specifico tutto. Vi volevo far vedere un paio di Heptasia che mi sono uscite. Però, ragazzi, fortunatamente ci sono i berghi in vasca che me le mantengono controllate. In questa zona mi sono uscite un paio di Heptasia, 1 e 2, 3 e 4. Vediamo se me le riesco a mettere a fuoco. Eccole lì, 3 e 4. Però sono comunque mantenute sotto controllo perché ci passano i berghia e se le mangiano, quindi ottimo. In quella zona lì, là dietro, ovviamente vedete un botto di Zoanthus che sono varie talee che ho fatto, però lì metteremo altri Zoanthus che spero di prendere a breve, in modo che appunto possiamo inserire, diciamo fare anche questa parte di rocciata piena di Zoanthus e verrà tutta la rocciata, diciamo, piena di Zoanthus fino ad arrivare là dietro. Lì dietro dei frag che ci ho lì messi in attesa. E ragazzi, volevo, oltre ovviamente all'aggiornamento della Bryopsis, volevo far vedere la seguttata come sta bella lì mangiando. Eccola lì, vedete che non alza molta sabbia, lei è molto tranquilla. Ovviamente parliamo sempre di Valenciennea seguttata, non stregata, non Puellaris e così via. E alcune persone, ragazzi, mi hanno chiesto se gli LPS soffrissero in zona d'ombra. Come vedete, i miei LPS stanno in zona di penombra. Eufilia, Blasto, che comunque pure lei è spettacolare, Duncan, che forse riceve un po' più di luce perché praticamente la luce passa, eccola qui, la vedete da qui in mezzo. Però per esempio vedete le Ophelia non ricevono luce diretta, ricevono luce indiretta e vanno molto molto bene. Qui in giù abbiamo la Torch, Black Torch, benissimo. E per adesso, ragazzi, sta andando bene. E i valori della vasca, soprattutto vi dico, nitrati e fosfati, come stiamo? Stiamo su nitrati, che sto cercando di mantenerli fra 5 e 7, e fosfati siamo su 003-004, comunque siamo abbastanza bassi. E solo che, come vi dicevo, forse in qualche video passato, ho notato un rallentamento sulla crescita dei coralli. Perché, ragazzi? Perché praticamente io ero convinto di alimentare in maniera giornaliera con Easy SPS Evo, però non stavo alimentando con Easy SPS Evo in maniera giornaliera. Perché? Perché, ragazzi, si era bloccata la dosometrica, o meglio, non è che si era bloccata si fosse bloccata la dosometrica, ma era il prodotto che mi dava problemi in quanto a erogazione. Easy SPS Evo è un prodotto in gel abbastanza denso e praticamente quello che succede è che nel tubo, quello che mi è successo a me nello specifico, è che nel tubo di erogazione della dosometrica il prodotto si fosse cristallizzato. Questo è un problema perché appunto se si cristallizza il prodotto non abbiamo più il passaggio di liquido all'interno della dosometrica. Quindi che cosa ho dovuto fare? Ho preso una siringa con acqua d'osmosi,
una siringa del genere, quella là da 10 ml. Ho messo il tubo, il tubicino dentro qui, l'ho riempita ovviamente la siringa con acqua d'osmosi, ho spruzzato l'acqua d'osmosi dentro cercando di sciogliere questa condensazione di sale, questa cristallizzazione di sali che avevamo appunto all'interno della dosometrica, e sono riuscito a sbloccare la dosometrica per il dosaggio. Però un paio di giorni dopo mi è risuccessa la stessa cosa, che il prodotto si bloccasse. Questo perché, ragazzi? Perché, come vi dicevo, ISIS PS Evo è un prodotto molto molto denso, abbastanza denso, e tende a bloccarsi purtroppo nella dosometrica. Parlo ovviamente della mia dosometrica Jebao, ma abbiamo riscontrato anche lo stesso problema con altre persone che hanno altre dosometriche. E quindi quello che sto facendo ultimamente per dosare ISIS PS Evo è diluirlo con acqua d'osmosi. Prendo il pacchetto di ISIS PS Evo, lo svuoto a metà, l'altra metà ovviamente la conservo in frigo, gli aggiungo la metà di prodotto in acqua d'osmosi, quindi 125 ml, per esempio se prendiamo il pacchetto da 250 ml, tolgo 125 ml di prodotto, poi inserisco al prodotto restante altri 125 ml di acqua d'osmosi, lo muovo un poco, lo agito in modo che si sciolga bene il prodotto e poi lo metto in dosometrica. In questa maniera abbassiamo la concentrazione di densità che ha il prodotto, ok? E possiamo appunto inserirlo in vasca in maniera più diciamo costante, tranquilla, che non si blocchino diciamo i tubi della dosometrica. Ovviamente quello che dovete fare, se appunto diluite il prodotto, è aumentare il dosaggio. Se il prodotto vi dice di, non lo so, aggiungere 1 ml ogni 100 litri, se andate a diluire con acqua d'osmosi, che ve lo consiglio perché è la cosa ottimale per stare tranquilli che il prodotto non si blocchi in dosometrica, è appunto di inserire il doppio del di quello che ci dice il fabbricante, perché appunto andiamo a diluire il prodotto, diciamo lo andiamo a diluire con una parte uguale di acqua d'osmosi, quindi quello che dobbiamo fare è raddoppiare il dosaggio in vasca. Quindi se mettiamo normalmente 1 ml in 250 in 100 litri con il prodotto integro, se lo andiamo a diluire con acqua d'osmosi basta appunto raddoppiare il dosaggio. E quindi per adesso stiamo dosando in questa maniera in vasca attraverso acqua d'osmosi. Infatti i coralli hanno ripreso a crescere in maniera ottimale. E nada más, gente, credo che sia tutto per questo video. Abbiamo visto un po' di cosette, sono contento perché, vabbè, come vedete anche dalle pompe la corallina si è formata, ma anche sui vetri, vedete, sui vetri laterali. Però mi si sta formando anche sulle rocce, quindi sono molto molto contento di che si stia formando alga corallina sulle rocce. Stiamo eliminando la bryopsis, quindi ottimo. E nada más, gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.